Buongiorno a tutti. Sentite? Allora, benvenuti quindi alla sezione di Firebird 5. Ok, del Delphi Day 2022 Digital Edition, okay, che è stata aperta stamattina da Paolo, poi seguita dalla sessione di Marco Cantù. Quello che vedremo oggi fondamentalmente è una piccola preview, nel senso che gli sviluppatori sono al lavoro quotidianamente su questa nuova release di Firebird. Cercheremo di capire un po' anche tante piccole sfumature su come lavorano e come vengono preparate queste release e quali sono le prossime feature che sono messe a disposizione. Mi presento per chi non mi conoscesse, comunque sono Fabio Codebue da Ubisoft, faccio parte della Firebird Foundation dal penso 2004, adesso comincio a non ricordare più gli anni in cui diciamo, faccio parte del comitato organizzativo di Firebird SQL. Praticamente abbiamo finito, terminato le elezioni del nuovo comitato proprio 48 ore fa, in cui è stato eletto il nuovo presidente, il nuovo tesoriere, il segretario, eccetera. Ecco, il nuovo compito, diciamo, per il prossimo anno sarà quello di seguire la tesoreria dell'associazione che fornisce quindi lo sviluppo. Ok, di Firebird SQL. Trovate alcuni dei miei link, quindi Twitter, LinkedIn. Faccio parte da tempo dei fondatori della Delphi Force, nella quale anche se negli ultimi 2 anni siamo un po' in pausa con lo sviluppo di nuove funzionalità, sviluppiamo un progetto open source per il mondo Delphi. Vediamo un po' una piccola agenda di quello che sarà questo breve talk, okay, di cui cerchiamo di esplorare nuove feature. Vediamo un attimino quale sarà la roadmap, okay, il prossimo periodo, a breve termine. Vedremo un po' di quali sono i bug fixes implementati e le nuove feature che sono state, diciamo, predisposte per questa nuova release di Firebird 5.0. Quindi iniziamo subito, penso, con la parte più attesa, ma prima di dirvi effettivamente qual è la roadmap a breve, mi piacerebbe farvi capire un po' come i nostri ragazzi, i nostri sviluppatori lavorano su questo praticamente su questo progetto, cioè come vengono definite, diciamo, le roadmap, perché vengono rilasciate, quando vengono rilasciate. Dopo tante discussioni, alla fine del 2019, nell'ultima conferenza che abbiamo fatto, diciamo, on site a Berlino, quello che avevamo deciso alla fine era questa nuova tipologia di lavoro. Cioè, praticamente cercare di sviluppare praticamente delle release con dei tempi di rilascio un po' più brevi rispetto a quelli del passato, anche se pochi sanno, ma quelli del passato comunque implicavano veramente un refactoring. Cioè, dal codice iniziale open source di Interbase dalla 0.x 0.9 si è passati quindi dal C al C++ e quindi pian piano un refactoring globale che era terminato con lo sviluppo plugin di quella che erano praticamente la prima release della 3.x, poi nuove features nella 4 e così via. Quindi l'idea è quella di avere meno feature per release e rilasciarle quindi un po' più frequentemente, in modo che non ci siano grossi problemi di migrazione nel passaggio da una release all'altra da parte del tempo finale. Un'altra cosa è la definizione, quindi l'adozione di quella che viene chiamata la TikTok IDEA, okay, che consiste fondamentalmente nel rilasciare le major release per quando vengono effettuate delle modifiche a livello architetturale, quindi proprio su modifiche diciamo abbastanza sostanziose, e le minor release invece per questioni
tecnologiche, quindi piccole futures o correzioni bug fix e altre cose. E una delle cose fondamentali su cui i ragazzi stanno lavorando è di fare in modo che il processo di upgrade sia sempre il più semplice possibile, quindi in modo che non ci siano troppi problemi nella migrazione da una release all'altra. Infatti, magari tra poco vi arriverà anche un sondaggio per capire a quale release state ancora utilizzando di Firebird, che vi pregherei proprio di rispondere perché è molto importante per noi sapere effettivamente dove ancora state lavorando per cercare di aiutarvi a magari passare alle ultime versioni e quindi sfruttare tutte le ultime nuove features che sono state integrate tra la 3 e la 4. Quindi, major release, abbiamo detto, code refactoring, ok? Grossi cambiamenti quindi relativi all'ODS e quindi fondamentalmente potrebbero esserci un impegno particolare nella conversione del database, specialmente per chi porta la business logic all'interno del database stesso con stored procedure trigger in modo, diciamo, abbastanza sostanzioso e poche nuove feature, ok? Ma specialmente già l'inserimento per eventuali future di release successive, in modo che pian piano l'upgrade, diciamo, rimanga sempre il più possibile, diciamo, semplice. Talvolta, purtroppo, ci saranno ancora delle incompatibilità nelle migrazioni tra una release e l'altra, quindi specialmente tra una minor e la successiva major release. Stiamo cercando comunque di tenere sempre il più piccole e il più improbabili possibili, ma talvolta il refactoring di alcune situazioni implica per forza un'incompatibilità, diciamo, del codice delle applicazioni che utilizzano il database. L'idea è quella di rilasciare una major release ogni 2 o 3 anni, possibilmente più vicino al 2 che vicino al 3. Minor release, quindi anche qui ci sono piccole modifiche all'ODS. Quindi piccoli cambiamenti, quindi vuol dire sempre che devo fare backup e restore dei database per fare in modo che venga allineata la nuova release dell'ODS. La possibilità quindi di progredire tranquillamente nell'upgrade e, diciamo, avere la massima compatibilità con la major release a cui la minor release appartiene. Quindi normalmente quelle minor release tendenzialmente servono, beh, sicuramente per la pubblicazione nei vari passi tra l'alpha stage e beta stage e le release candidate e per arrivare poi alla versione stabile di cui viene fatta solo una manutenzione con la correzione di qualche bug fix che magari è rimasto aperto prima di arrivare alla major release successiva, fondamentalmente. Quindi l'idea è quella di avere 3-4 magari raggruppamenti particolari di correzioni, di bug fix e possibilmente non farne più di uno all'anno, quindi una per 9-12 mesi, in modo da poter in qualche modo riuscire, diciamo, a rendere sempre più facile la migrazione da parte dell'utente. Ecco, una cosa curiosa che avevamo preso dal vecchio Tracker. Perché, se sapete adesso, tutto lo sviluppo di Firebird è stato portato su GitHub e quindi potete vederlo tranquillamente cercandolo su GitHub e nel lato issue potete fondamentalmente vedere tutte le situazioni, i ticket aperti che sono ancora in lavorazione, queste situazioni. Sono stati fatti tutti con una serie di label particolari per riuscire a preparare, diciamo, delle soluzioni alle segnalazioni che vengono fatte da qualsiasi utente che è interessato a dare un piccolo contributo sulle segnalazioni degli errori. In modo particolare, quando abbiamo fatto la migrazione dal Tracker agli issue di GitHub, è stato fatto anche un sondaggio su quali erano i ticket più votati, in modo da capire su quale feature si dovesse lavorare, e quindi vedete quindi alcuni, poi non sono stati presi nello stesso ordine in cui l'utenza, diciamo, ha votato. Sono stati fatti in base a budget, in base, diciamo, a problematiche tecniche di sviluppo che
che toccavano magari situazioni delicate del coro o altre situazioni. Quindi come vedete c'era job task scheduler, local temporary tables, database link, eccetera, eccetera. Quindi tanto una serie di ticket interessanti nella quale pian piano cercheremo comunque di soddisfare le richieste dell'utente. Il successo di Fairbird è dato dal successo di chi lo utilizza, quindi dalla semplicità dell'utilizzo, e naturalmente dalla felicità del programmatore che ha una manutenzione zero su questi tipi di database. Ecco qui finalmente la roadmap effettiva. Se non ci sono problematiche di altro genere, dovrebbe uscire un alpha release entro la fine del mese. Speriamo, perché so che ci sono costati ancora un paio di problemi, ma secondo me dovremmo essere ormai al lancio effettivo. Quindi avere poi la beta release in settembre. Okay, dalla quale verranno effettuati ancora, diciamo, ancora 2 o 3 mesi di test per vedere se arrivano eventuali segnalazioni da parte degli utenti, per arrivare alla final release entro la fine dell'anno. Quindi l'idea è quella di riuscire a raggiungere, diciamo, la fine dell'anno con un nuovo release, quindi uscire con la 5 effettivamente e cominciare già a preparare quello che è lo sviluppo poi della 6, nel senso che così ci saranno alcune, diciamo, minor release, non so, 5.1 o 5.2 massimo, ma di solito si cerca di non diciamo, abbondare con le minor release, per poi arrivare quindi allo sviluppo della nuova major release, che dovrebbe essere prevista per la fine 2023, inizio 2024, così come si dice, voci di corridoio. Allora, la documentazione che sono riuscito a reperire dai programmatori, quindi dal chief developer Dimitri Yelmanov, racimolando quindi una serie di scambi di mail e una serie di letture infinite degli issue di GitHub. Ecco, vedete ad esempio, per i bug fix la situazione è veramente fatta di tantissimi, tantissimi bug che sono stati risolti. Se volete adesso vi passo direttamente il link, okay, dove potete vedere comunque tutta questa serie di informazioni. Allora, come vedete, questa è, presumo che adesso è passata, quindi questa è il repository che è su GitHub di Firebird SQL. Okay? Quindi che lo trovate tranquillamente sotto l'utente Firebird, SQL Firebird, e se vedete il numero di issue aperte sono un numero abbastanza alto, adesso siamo arrivati a 1600, e qui potete tenere traccia di tutte le issue che magari vi possono interessare. La ricerca è molto semplice, nel senso che basta filtrare le label su quello che è, diciamo, la versione 5. Okay, qua ci sono tutto, anche la vecchia storia, okay, che ci dovrebbe essere un fix version 5.0 alfa. Vedete, queste sono ancora quelle che sono aperte, che diciamo che dovrebbero finire nella versione 5. Quindi, ad esempio, come vedete, la ricompilazione su Apple M1 e alcuni altri casi come la decompressione di filtri o la gestione della minima lunghezza della password. Insomma, queste sono ancora quelle che sono effettivamente aperte, e poi invece ce ne sono, come vedete, molti di più. Se andiamo a vedere, ci sono, vedete, 7 pagine di bug fix che sono relativi a quelli che sono stati fissati, diciamo, nella versione iniziale 5.0. E come vedete, ce ne sono 95 già chiusi. Quindi non ho voluto elencarli, perché mi sembrava un po', diciamo, esagerato descrivervi tutti quelli che sono bug fix, che fondamentalmente erano problemi che ci stavamo riportando dalla versione 3 o dalla versione 4, in modo che così nella nuova release, diciamo, vengono risolti. E normalmente poi, quando viene risolto un problema in una major release, si cerca, se non è troppo complicato, di pubblicare una minor release anche dalla versione precedente con la correzione dello stesso bug fix, perché come vi dicevo prima,
essendo ormai stato fatto tutto il refactoring con la gestione a plugin, quindi c'è il core con tutti i plugin che stanno sopra per la gestione del database, quindi per le varie funzionalità, è anche più facile adesso poter fare un backporting nelle versioni precedenti, dove andare a gestire, diciamo, una serie di problematiche che si sono verificate già nelle versioni precedenti. Quindi diciamo che in questo modo riusciamo a ottimizzare anche i costi per riuscire a mantenere anche le release precedenti abbastanza diciamo, corrette nel tempo, grazie allo sforzo delle release successive. Quindi guardiamo un attimino invece alcune delle nuove features che sono sicuramente interessanti, delle quali alcune bisogna sempre ringraziare i major sponsor che vengono fatti, diciamo, che diciamo sponsorizzano la realizzazione di una feature particolare, oppure perché, come vedrete poi nello specifico, in un caso particolare, vengono sviluppate da terzi e poi integrate all'interno di Firebird stesso. Quindi, ad esempio, sicuramente la nuova feature sicuramente è l'ODS. L'ODS quindi cambierà, si passa quindi a quello che è la versione 13.1. Okay? La procedura di migrazione è sempre la stessa, quindi niente di complicato. Basta fare il backup con l'ultima versione, quindi quella in corso del mio database, con l'ultimo JBack, e poi con il nuovo server fare il restore. E qui nel 99% dei casi non ci sono problemi, diciamo, che di sorta, e quindi diciamo il passaggio dall'ODS viene sempre gestito di solito in modo abbastanza indolore. Sicuramente, una feature più interessante è quella relativa alla parallel backup, restore, sweep e index creation. Quindi cosa avviene? Questo devo ringraziare Alex Kovacin della Visualization, che è il produttore anche di HQBird, perché questa versione esiste già dalla versione 3 e poi 4 di HQBird. Per chi non lo sapesse, HQBird è un prodotto professionale che ha tante funzionalità aggiuntive, tra cui anche la crittografia, diciamo un plugin di crittografia, e sistemi di monitoraggio in tempo reale gestibili via web dello stato di database. Loro cosa fanno? Lavorando, diciamo, come product main product con questo tipo di prodotto, sviluppano nuove feature e dopo un anno che le stanno utilizzando e sono state testate, effettuano il backporting all'interno del codice open source di Firebird. In modo particolare, questo ad esempio che hanno sviluppato, che è l'esecuzione quindi in parallelo di alcune funzionalità di manutenzione del database stesso. Quindi, ad esempio, adesso c'è l'esecuzione quindi in parallelo sia per lo sweep che per la creazione degli indici. Quindi, e questo, diciamo, è molto utile perché funziona sia per, diciamo, l'attivazione manuale dello sweep, quindi nel recupero quindi, del garbage collection, che è stato veramente ottimizzato dalla versione 3, e la versione anche automatica che di default parte. In che senso di default parte? Già dalla versione 3 fondamentalmente Firebird SQL, la parte server, che cosa fa? Nei momenti di poco utilizzo della memoria del processore, da parte del processo, cioè quando il server, diciamo, è in una fase di dormiente, automaticamente fa partire lo sweep, in modo da tenere sempre i database collegati, ottimizzati, senza che l'utente se ne accorga fondamentalmente. Quindi l'esecuzione adesso sarà possibile farlo anche in parallelo, quindi gestire più elementi, e sicuramente porterà, per chi ha grossi database, Alex mi parlava di un incremento anche del 30% di velocità per lo sweep e l'index creation, che quindi diventa abbastanza consistente. Naturalmente, di default, queste informazioni saranno all'interno del firebird.conf, e di default non è attivata, quindi l'esecuzione in parallelo, perché tendenzialmente per la maggior parte dei casi non serve. Per chi non ha, diciamo, enormi database, può anche farlo, diciamo, normalmente un database alla volta, senza dover fare anche in parallelo.
Un'altra sempre funzionalità che abbiamo, diciamo, di questo gruppo è che abbiamo la possibilità anche di attivare questo sistema parallelo in base al numero di worker che vengono utilizzati sulla connessione dell'utente. E anche questo gestito da fiverr.conf. Quindi in questo modo posso fondamentalmente decidere quanti sono i processi in parallelo che andranno a effettuare questi tipi di task. E quindi un tuning abbastanza efficace per l'ottimizzazione di chi comincia ad avere dei sistemi un po' complessi per la gestione di database, per tenere quindi un'ottimizzazione massima, che significa sempre performance migliori quando l'utente invece sta effettivamente lavorando sul database. Anche per l'utility fix è stato aggiunto quindi la gestione di questo nuovo flag, per indicare quanti siano i processi in parallelo, quindi i workers, che possono essere attivati in contemporanea. E come vedete è molto semplice, quindi quando faccio gfx meno swift, normalmente database, quindi parto su quel database, in questo caso posso identificare quanto è il numero, diciamo, di workers che devono lavorare grazie al nuovo flag meno parallel, che con un numero intero indica quindi quanti workers verranno attivati. Poi, quando la documentazione ufficiale sarà disponibile, magari cercherò di metterla su fiverr.sql.pd, che adesso in questi 2 anni di Covid ho raccolto quasi un centinaio di articoli di ottimizzazione e curiosità varie, e quindi penso che sia pronto per essere pubblicato per dare alla disposizione di tutti un po' l'esperienza sviluppata semplicemente negli ultimi 18 anni di Fiverr, che ho passato, diciamo, nella mia vita. Ok, quindi un'altra cosa interessante, sempre per il parallel backup, per store sweeping discretion, è fondamentalmente che di default, proprio per evitare il problema dell'attivazione del parallel workers, avremo che il valore sarà 1. Quindi in questo modo nel fiverr.conf posso decidere quanti sono, diciamo, gli elementi che possono partire. Non sono ancora sicuro, perché nelle chat passate con Dimitri non mi ha risposto su questa domanda, però presumo che anche questo parametro, parallel workers, assieme al parametro max parallel worker, che vuol dire che è il limite massimo invece che bisogna darlo per il processo di Firebird, se dovrebbero essere anche questi, ma non ne sono certo, utilizzabili per database. Quindi, come sempre, sapete che dalla versione 3 è possibile definire la maggior parte, se non quasi la totalità, dei parametri di fiverr.conf all'interno del nuovo file di configurazione che si chiama database.conf, il quale permette di avere delle caratteristiche specifiche del server per database, in modo che si possa avere un'ottimizzazione veramente mirata su questo, diciamo, sistema. Allora, passiamo invece a una nuova feature che è Multiple Roles for DML Returning. Quindi finalmente, da adesso, per chi lo sta utilizzando, diciamo, nella sua programmazione, sapete benissimo che, data il model language, ritorna solo un singleton quando viene effettuata una insert, un update, una delete. Questa restriction praticamente è stata tolta dalla versione 5, quindi ci sarà la possibilità per restituire come risposta quindi anche più righe, sia non solo per la select, ma anche per la insert select e anche per l'update, per la delete, per la merge e per l'update e insert. Quindi è stata aggiunta questa nuova funzionalità, la possibilità di avere quindi più righe in ritorno, diciamo, di questo tipo di chiamate. Interessante, invece, è stato fatto un lavoro molto profondo sul discorso dei blob, quindi i blob che fondamentalmente, quindi sapete benissimo che possono contenere contenuto binario di diverso tipo, sia dalla parte testuale che dalla parte proprio binaria vera e propria, ed è spesso utilizzato per contenere documenti tipo PDF o Word o Excel o addirittura immagini. E vi assicuro che, anche se questo spesso può portare a una dimensione, diciamo,
più grande del normale previsto nei vostri database, ha risolto tantissimi problemi di sicurezza, specialmente in applicazioni dove c'erano problematiche di privacy sul contenuto dei dati, quindi il settore medicale e altre cose, perché con la possibilità di mantenere quindi all'interno del database stesso le immagini, quindi magari dalle lastre oppure di documenti legali e altre situazioni. Questo permette sicuramente una maggior sicurezza perché se non ho accesso al database non ho accesso nemmeno a questi contenuti digitali. Quindi, in base a parecchie richieste che sono state effettuate, è stata un po' potenziata quindi quella della gestione dei blog. Quindi normalmente quando utilizzavamo l'operatore di concatenazione, quindi il doppio pipe, creava un blog temporaneo per ogni argomento col blog e quindi andava a utilizzare proprio un consumo di memoria. Ecco, tanto per farla breve, fondamentalmente è stata fatta una serie di ottimizzazioni che permette quindi una gestione molto più veloce dei campi blob e specialmente non solo quindi nella gestione diciamo con i record set fatti da programmazione da Delphi o da altri linguaggi, ma anche proprio nel DSQL e PSQL, quindi anche nei linguaggi proprio stretti del database. Quindi una serie di ottimizzazioni di performance e inoltre la creazione di tante nuove funzionalità, nel senso che è una serie di utils che sono state messe nell'RB dollaro, come ad esempio la possibilità di creare un nuovo blob, oppure la possibilità di aprire quindi questo tipo di blob, okay? Quindi creato naturalmente cioè, con l'operazione di creazione, una possibilità di appendere, quindi aggiungere quindi dei pezzi binari proprio alla parte di un blob già esistente, la possibilità di leggere, quindi in modo anche sequenziale, con pezzi di blocchi, quindi non interamente i blob, specialmente per le problematiche di blob di grosse dimensioni, la possibilità anche di cercare all'interno del blog stesso, okay? Qualcuno comincia a pensare, ma non potevano farlo per i JSON invece che per i blob, sicuramente, ma questa feature comunque spero non tarderà a venire, la possibilità anche di rilasciare il blog, quindi fare in modo che possa essere distrutto e naturalmente quella che è la funzione per creare il blog stesso. Quindi sono state potenziate tutte, diciamo, le call relative alla gestione dei blob, sia in performance che in numero di funzionalità. Un'altra cosa invece interessante sono state fatte a livello di Unicode e sono state aggiunte ad esempio due nuove keywords che sono Unicode char e Unicode val, e Unicode char fondamentalmente restituisce il carattere Unicode dato un numero intero che lo rappresenta. Quindi diciamo che fondamentalmente deve avere un valore tra D800 e DFFF, altrimenti restituisce un errore. Quindi in questo modo adesso posso utilizzare anche direttamente la trascodifica in Unicode all'interno dei comandi SQL, come vedete qui sotto, quindi select Unicode char X, potrebbe essere qualsiasi numero, from Y, e quindi ho la possibilità di conversione direttamente, diciamo, all'interno dei comandi SQL. Unicode val, naturalmente, restituisce invece il codice Unicode del primo carattere di una stringa che ho specificato, quindi naturalmente se io passo un carattere solo, che dovrebbe essere la cosa più sensata, ottengo quindi il valore unico del carattere stesso, e se invece passo una stringa, quindi comunque preleverà solo il primo carattere, quindi leggerà solo l'informazione. Nel caso la stringa sia vuota, restituisce comunque un errore, okay? Nel senso che restituisce uno zero, che significa praticamente che la stringa è vuota e quindi non è, diciamo, utilizzabile. Altre funzionalità che sono state messe, di cui però purtroppo la documentazione non è ancora disponibile e quindi io spero a breve di poterla poi pubblicare perché stanno finendo adesso l'implementazione e quindi poi Mark Wilterding procederà alla stesura presumo sia Ellen Borri, alla stesura quindi della documentazione tecnica per l'utilizzo. Comunque sono stati inseriti i compiled state cache, è stato inserito anche a
un'altra, diciamo, sottocomando del comando merge, che è when not matched by source, quindi per riuscire a fare un merge molto più approfondito, sono stati inseriti supporto per cursori bidirezionali sulla rete. E infine, molto interessante anche quello che è la possibilità di, per chi utilizza le stop procedure, quindi le subroutine, di vedere le variabili parametri definiti all'esterno. Quindi vuol dire che se ho una subroutine che quindi chiamo un'altra subroutine, adesso le variabili, diciamo, del parent saranno visibili anche nel child e quindi potranno essere utilizzate anche senza dover passare per forza i parametri tra le funzioni. Così smetteremo di scrivere subroutine con 250 parametri, perché avremo, diciamo, una gestione più con lo scope local and global, potremmo dire così, molto tra virgolette, se parliamo tipo gestione PHP, okay? E la possibilità di vedere quindi il passaggio dei parametri tra le diverse subroutine. Altre informazioni, sono state migliorate quindi le performance, specialmente con le collection insensitive per lo starting with, perché c'erano grossi problemi di performance sulle grosse mole di dati. Il similar to adesso funziona un po' più come like, e quindi, diciamo, anche qui, grazie, diciamo, all'utilizzo migliore degli indici, adesso sono in grado di avere, insomma, dei risultati con delle performance un po' più efficaci. E anche lì si potranno fare poi, quando si fanno dei merge, dei join, la possibilità di indicare quali siano, diciamo, gli indici da utilizzare. Ne avevo parlato tempo fa, come esempio, fondamentalmente si usa una concatenazione con un numero, una stringa, per forzare quindi nelle serie, nelle where, il passaggio, diciamo, da un indice all'altro, per, diciamo, a spostarlo da una parte all'altra. Vediamo le ultime feature che sono ancora in progress e quindi mi auguro che siano già nella alfa, ma mi aspetto di vederle nella release candidate di sicuro. E sono, ad esempio, PSQL ed SQL Profiler. Quindi sicuramente questa è una cosa molto, molto interessante, specialmente per chi ha a che fare con grosse elaborazioni dati e grosse quantità di dati, quindi ha bisogno di ottimizzare le proprie query, e non è in grado magari di capire effettivamente come fare. Quindi praticamente ci sarà un nuovo plugin, che sarà un profiler plugin, alla quale sarà possibile, diciamo, attivarlo per passare, quindi misurare effettivamente l'esecuzione del nostro codice per raccogliere statistiche. Quindi praticamente ci sarà l'RDB$ profiler, il quale fondamentalmente sarà una table, quindi che potrà collezionare tutte queste informazioni. Beh, vi ricordo che per il principio di indeterminazione di Heisenberg, dal momento che rilevo un evento, e specialmente se ne faccio un log, inficio comunque la prestazione dell'evento stesso, cioè quindi va bene per fare delle analisi, diciamo, ma devono essere, diciamo, presi in considerazione che se viene effettuata per grosse mole di dati, per diciamo, un lungo spazio temporale, effettivamente potrebbero essere inficiate questa, diciamo, profilazione può inficiare la prestazione stessa, quindi devo sempre tenere conto, altrimenti si potrebbe, diciamo, confondere un attimino le cose. E fondamentalmente è interessante perché si saprà quante volte ogni linea viene eseguita, da un minimo massimo di volte, quante volte ci si accumula l'esecuzione di questa, con una precisione fino al nanosecondo. Quindi attenzione, per quello che avevo detto, sì, va bene, però se poi continuo a utilizzare il profiler, effettivamente quelli non saranno i risultati reali, ma saranno i risultati peggiori, perché c'è un profiler di mezzo. Fondamentalmente la query stessa dovrebbe andare molto più performante, perché non sarà sottoposta al profiling in quell'istante. Quindi sicuramente sarà molto interessante per chi ha problemi magari anche di realtà, quindi analisi di funzioni che devono essere fatte in realtà. Quindi fondamentalmente ci sarà una funzionalità per inizializzare quindi la sessione di profile, quindi tipo la RDB Profiler Start Session, e questa ritornerà lunedì, ok?
nella quale praticamente questo ID sarà quello che sarà memorizzato nella table Every Dollar Profiler, che identificherà la profilazione che ha chiesto quell'utente, quella sessione, non quell'utente, quella sessione fatta dall'utente. E vedremo che qui potrà essere addirittura fatto sia in locale che in remoto. A questo punto, essendo dei comandi SQL, nulla ci vieta di fare una profilazione anche se il database non è locale ed è su un server remoto. E questo potrebbe essere molto interessante. Una volta che poi è inizializzata, diciamo, tutti i comandi verranno quindi collezionati in memoria, ok? E diciamo che tutti i dati che vengono collezionati fondamentalmente devono essere eseguiti da quello stesso codice che dicevamo prima, ok? Quindi questo profile session ID che ha attivato la sessione stessa, altrimenti il profiler li scarta automaticamente. Questo è una cosa anche abbastanza utile perché ci permette di fare una profilazione su database che sono magari anche in produzione, quindi per problematica che riusciamo a identificare e a replicare, senza inficiare il lavoro degli altri, perché verranno profilate solo la sessione che è stata attivata sul programma che noi abbiamo, diciamo, creato appositamente per fare la profilazione. Okay. Quindi naturalmente tutti i dati saranno aggregati per richiesta, quindi fondamentalmente per lo statement che viene eseguito, e ci saranno una serie di informazioni. Adesso quando arriveranno i dettagli potremo fare un po' di test per vedere tutte le informazioni che effettivamente ci danno a disposizione. Alcune piccole altre cose, ad esempio, ci saranno anche dei partial index, ok? Verrà inserito anche un decompression per i records, che quindi permetterà di ottimizzare ancora lo spazio del data che occupa normalmente un database in Firebird. Poi finalmente avremo il comando to create table, okay? Che dovrebbe poi corrispondere, se non erro, o almeno se mi hanno ascoltato fino in fondo, a qualcosa tipo un delete from la nostra cara table e poi magari un alter del generator collegato in modo che venga riportato a zero, in modo che venga ripristinata la situazione a zero. Ci saranno sicuramente delle ottimizzazioni che sono già in fase di test su Linear ed Exist all'interno dei comandi SQL e piccoli improvements che sono stati fatti sulla parte della replica, e quindi questo ha aiutato un pochettino quelle che sono, diciamo, i miglioramenti della replica che sono fatti con la fonte. Allora, io direi che per questo, come preview, è tutto, quindi la sessione è molto breve. Con tutte le informazioni che sono riuscito a simulare, perché purtroppo se il Delphi Day fosse stato a luglio avremmo avuto probabilmente più informazioni. Non so se avete qualche domanda sulla quale vediamo di capire un attimino, potete scriverla direttamente nella chat, in modo che così possiamo vedere se riusciamo a dare una risposta efficace. Allora, vedo una domanda di assistenza software. Allora, anche nella versione 5 ci sono dei miglioramenti di performance. Ci sono dei netti miglioramenti di performance. Quindi vi ricordo che fondamentalmente dalla 3 alla 4 abbiamo già un incremento tra il 25 e il 30% di prestazioni.
Qui, sinceramente, non essendo ancora in giro l'alfa, non abbiamo neanche ancora fatto di test. Io spero a breve di avere, diciamo, l'alfa disponibile per vedere un attimino di applicare coi soliti database che utilizzo, quindi solite procedure per vedere che cosa, diciamo, quali tipo di prestazioni sono migliorate effettivamente. Poi, allora, previsione sul supporto ai tablespace e partitional tablespace, Angelo, per adesso non le ho. Io spero che a breve si riesca a fare, perché effettivamente il partitional tablespace potrebbe essere molto interessante, specialmente per chi ha una grafica molto grandi con campi blob al suo interno, giusto? Presumo di aver capito il tipo di problematica. So che c'era un problema proprio strutturale, quindi dovevamo proprio mettere mano a una serie di codici. Quindi per adesso non ho notizie. Come ad esempio non ho notizie particolari per Firebird e Blender, che dovrebbero funzionare. L'unica novità che posso dirvi sulla parte, diciamo, di Firebird quanto tale, diciamo, allora. Non so se avevate notato già nelle ultime, diciamo, sezioni di download, già dalla 4, era presente. Vediamo se riesco a ricondividere lo schermo. Perfetto. Se vedete già, spero si veda lo schermo. Tanto che io sto litigando una serie di mosche. Allora. Allora, fondamentalmente, allora, vi stavo facendo vedere qui sulla parte di download, se vedete è entrato nel flusso ordinario di manutenzione la versione per Android. Ok, quindi la versione per Android che adesso è abbastanza stabile. Cioè, c'è anche una versione 32 bit, ma non ne vedo molto il senso ormai su Android. Di solito basta solo quella, diciamo, l'ARM 64. E questa, diciamo, che è abbastanza performante. Stiamo un po' cercando delle risorse per riuscire a fare fondamentalmente un po' di documentazione sull'utilizzo, cioè, in modo che sia un po' più semplificato quella che è la distribuzione e l'utilizzo all'interno delle app. E inoltre mi sono fatto promotore già da 5-6 anni, ma fondamentalmente forse ci siamo quasi riusciti, di trovare un piccolo budget per permettere a Paul Beach, che ha già una versione anche per iOS funzionante, di portarla all'interno del mainstream di manutenzione. In questo modo dovremmo completare e quindi avere a disposizione anche la parte iOS in qualche modo. Quindi. Allora, Dennis Ndoia che mi dice su per tutte le migliorie che hanno maggiore efficacia sui database grandi, da quale dimensione si comincia ad avere un miglioramento sensibile? Beh, questo a livello di prestazione è un po' difficile da identificare perché fondamentalmente dipende anche non solo dal database, ma anche dal linguaggio che utilizzo per accedere a Firebird, da quale connettore stai utilizzando. Quindi da tanti piccoli fattori. Diciamo che più che sulla dimensione database, è su quei job nella quale tu devi andare a lavorare dati magari che ti implicano già un minutaggio, cioè non si parla di secondi, ma magari già cominci a vederlo non so, in qualche decina di secondi la prestazione, diciamo, dalla lettura dei dati. E lì allora cominci a vederlo perché passi magari da 30 secondi, passi ad avere praticamente a farlo in 20 secondi. Okay? Quindi riduci già di un terzo, quindi cominci a notarlo. Diciamo sulla lavorazione è abbastanza importante.
assistenza software che dice come funziona esattamente la licenza di Firebird si può distribuire in bundle con il prodotto. Naturalmente la licenza di Firebird è praticamente open source, quindi non c'è nessun problema. L'unica cosa è che devi distribuire all'interno del prodotto stesso la licenza di Firebird. Basta che distribuisci quella, non c'è nessun problema di. Quindi Firebird è tutta una serie di file che faccio vedere, come vedi. Questi sono tutti i file di configurazione per varie tipologie. Questo è il file degli utenti e come vedi ci sono queste due licenze. È sufficiente, non c'è nessun costo né niente. È sufficiente che tu all'interno distribuisca sempre anche queste due file che quindi certificano la licenza del prodotto. Se poi invece vuoi iscriverti alla Firebird Foundation e quindi anzi, invito tutti a iscriversi alla Firebird Foundation in modo che si può in diversi modi, riuscire a fare quello che è il support del progetto, contribuendo con una piccola quota associativa annuale oppure con delle quote one spot, che si possono, versare, per qualsiasi motivazione. Quindi la Firebird Foundation, qui semplicemente ci sono i membri ruotanti che eleggono il comitato, sono a 300 dollari l'anno, oppure membri associati anche per banalissimi 50 dollari l'anno. Quindi potete pure contribuire in altri modi, come vi dicevo, semplicemente facendo delle donazioni tramite PayPal. Quindi potete anche contribuire in questo modo a pagare i sviluppatori. Vi ricordo che Firebird è l'unico database al mondo in cui dietro c'è un'associazione no profit e quindi non ha nessuna azienda alle spalle, fondamentalmente, solo tanti sponsor. Poi Lorenzo Mignacca verrà introdotta la possibilità di fare una query join tra più database Firebird. Ne ho parlato spesso con Dimitri, ma questa è una situazione per adesso ancora poco praticabile. E quindi non so quando sarà disponibile. So che è eseguibile cioè puoi ottenerla con un execute lanciando un comando esterno, però non è né ancora la soluzione efficace, insomma, che permetta qualcosa, di utilizzabile in modo, performante. Quindi questo è per adesso, è quello, nel senso che poi, tanto per farti vedere, l'unico modo adesso come adesso è quello di fare l'execute block, ok, un external data source. E questo ti permette, però, attenzione, questa è un'altra query che tu esibi esternamente, ma non puoi fare una join, tra due elementi. Per adesso questo tipo di soluzione, è ancora partita. Andrea Valdan, invece, riguardante il formato GESO, periodicamente, non dico tutti i mesi, ma ogni 2 mesi lo ricordo Dimitri, che secondo me, assieme alla parte di iOS, è uno degli elementi fondamentali per portare Firebird un po' nel futuro, è quella sarebbe la gestione di GESO. Mi ha spiegato che è un po' articolato e ci sono delle problematiche che derivano proprio da una parte core che è ancora vecchia e di cui non è ancora stato fatto il refactoring. E quindi mi fa, quando ci metto mano, ci dovrò mettere 6 o 7 mesi a fare tutta quella parte. Quindi per adesso non ho ancora niente. Franco STC, come ti ho detto, la Join3DB è molto attesa, lo so, però c'è un problema strutturale. Io comunque dopo mi segno le vostre domande e le rigiro al gruppo developer direttamente, tradotte in inglese. In modo che così cerchiamo di fare un po' di pressione su queste cose, sicuramente. Poi mi dice un paio di domande anche dalla QA. Allora, qua dalla 5 ho già risposto. Ma allora, Davide Astrucci, a proposito, ciao, spero che va tutto bene.
La distanza tra la Delete From e la Truncated Table è che fondamentalmente la Truncated Table dovrebbe ripristinare la situazione della tabella al punto iniziale di partenza, il che vuol dire che se c'è collegato anche un generatore, dovrebbe azzerare anche il generatore stesso. Quindi, se ho una primary key collegata con un generator, dovrebbe, per mia definizione, dovrebbe azzerare anche quello. Invece la delete from ti obbliga sempre poi ad andare manualmente a impostare il generator a zero. Quindi questa dovrebbe essere l'unica differenza sostanziale. A livello di performance, non lo so, perché non so se mentre adesso il delete from deve gestire la casistica di eventuali filtri, quindi va a eliminare i record uno alla volta, ok? La truncated table probabilmente sarà molto più performante perché azzera fisicamente la tabella. E azzerando fisicamente la tabella non deve scorrere tutti gli elementi. Quindi probabilmente a livello di performance è più, diciamo, più efficace, secondo me, su quello. Diciamo su queste cose qui. Allora, andiamo avanti a vedere con quello che riesco a trovare. Altre domande? Allora. Poi, visto la release per Android, è possibile sviluppare applicazioni FireDuck, FireMonkey che si collegano nativamente al database Firebird? Luca Zanni, su questo non te lo so dire ancora. Secondo me sì, perché mi sembra che già supporta, però è più un problema di FireDuck che di Firebird. Devo ancora effettuare delle prove, sinceramente. Quindi su questo è più una domanda che magari potrebbe rispondere Paolo, se vuole. Se vuole rispondere, gli attivo anche l'audio. Vediamo. Non so se. Allora. È scomparso, Paolo. Non lo vedo. Poi. Non ha inviato il questionario. Assistenza, hai ragione, e quindi adesso ricordo a Paolo perché non devi inviarlo io, ma invia Paolo. Paolo, riesci a inviare il questionario sulle release di Firebird, per favore? Ok. Cesare Rodone, invece, sul discorso del backup e restore, altri tool per migrare FP3 a FP4, no, non ci sono dei tool standard. Diciamo che questa è la versione più semplice. Dopo capisco per chi ha magari applicativi in real time, questo diventa un po' un problema effettivamente. Non saprei se effettivamente, adesso non l'ho provato, quindi Cesare prendilo un po' con le pinze, però tenendo conto perché da 3 a 4, un po', da 4 a 5 magari in futuro si potrebbe anche ipotizzare, ma prendetelo con le pinze, magari di instaurare una replica tra i due database, che fondamentalmente hanno solo un ODS diverso. Però non so dirti se è performante o se è anche funzionante, effettivamente. Questa è un'altra domanda che potrei, diciamo, chiedere a Dimitri, effettivamente. Magari io cerco di recuperare un po' di risposte, così poi nella round table cerchiamo un attimino di esaurire, insomma, queste domande, diciamo, un attimino a dare la risposta un po'. Poi ma i DB-Link non dovrebbero servire proprio a fare queste query cross database? Non so di che cosa intendi, quindi DB-Link. Non ho presente, se riesci a mandarmi un riferimento poi. Guarda effettivamente. Perché
Perché so che era stata richiesta una funzionalità del genere, ma vi ripeto, abbiamo tantissime richieste, ma avendo pochi membri associati che ci danno, diciamo, una buona situazione di cassa per poter pagare più programmatori, abbiamo comunque un team molto efficiente, ma comunque limitato, diciamo, nello sviluppo e correzione di patch. Anche perché, come ben saprete, addestrare un programmatore a lavorare sullo sviluppo di Fireball non è proprio. Luca Zebro, ti ringrazio. Cerco di rintracciarlo così dopo lo metto su Fiverr da SQL.it, in modo che Mark Dimes, come sempre, ha fatto un ottimo lavoro con la Zeus Leap. Aveva solo un po' di problemi di performance, nel senso sono 6 o 7 anni che non lo utilizzo più, quindi non saprei dirti. Però andrò sicuramente a vedere se effettivamente c'è un buon tool per spiegare, c'è un buon post per spiegare un attimino come fare per fare un deploy di Firebird su mobile. Sì, lo so che in Oracle vengono usati per quello, ma di qui non li abbiamo neanche ancora e non so quando. Io adesso poi sto prendendo nota di tutte le vostre, diciamo, domande e le sto rigirando su WhatsApp direttamente a Dimitri Emanov, in modo che così vediamo se qualche informazione in più riesce a darcela, magari anche in tempo reale, direttamente dalla steppa. Allora, io l'Apollo l'ho fatta, ma non so se lo vedi, ma so che non c'è un sondaggio dopo l'evento. Ma devo attivare io la pull? Eccolo qua. Ecco, è colpa mia, dovevo lanciare io la pull. Vi chiedo se riuscite adesso in 30 secondi rispondere alla. Vedo che stanno arrivando. Così dopo. Penso che lo state vedendo in tempo reale mentre i voti salgono. Giusto? Sul discorso di come si dice di Firebird 6 per adesso non posso anticiparvi nulla. Siamo ancora in fase di come potremmo dire definizione proprio della RAD, quindi ci vorrà del tempo effettivamente. Vediamo se vedete anche voi probabilmente la parte dell'utilizzo, vedete che abbiamo ancora lo zoccolo duro che fondamentalmente sta reggendo su Fiverr 2.5. Consiglio vivissimo, lo so che è sempre lavoro non pagato, come si suol dire, no? Quindi, però vi consiglierei vivamente di passare alla 3, se non addirittura già anche alla 4, perché il fatto di performance sicuramente un incremento incredibile di performance, perché avete almeno un 30-35% col passaggio dalle due release di performance. E quindi sicuramente questo potrebbe essere interessante. Non ci sono grosse indicazioni, però nel caso se cercate nei post passati su Delphi Day altre cose, oppure se me lo richiedete via email, vi mando le slide della migration, quindi delle sessioni che avevo tenuto sulla migrazione dalla 2.5 alla 3, dalla 3 alla 4, quindi così nel caso. Con l'aumento di performance sulle job è visibile anche su tante job piccole, banalmente una serie di insert update, probabilmente sì, probabilmente anche su quelle. Anche se tu hai veramente tante insert update, adesso non so se è una import da file esterni, ma in quel caso ti converrebbe disabilitare l'indice prima di farlo. Blocchi un attimo la tabella, fai l'import veloce e poi lo riattivi.
Invece Graffite, cioè Emanuele De Biasi, con il passaggio di release 2.5 a 3 o 4 si potrebbero risolvere anche i problemi di shutdown DB da 30 minuti o più. Non so cosa intendi, che ti si blocca veramente il database. È questo il tipo di problema. Eh sì, gli bisognerebbe guardare un po' i log, gli bisognerebbe fare un po' un'analisi delle performance di Firebird, perché qualcuno si ricorda una delle mie prime sessioni fatte, penso, 5-6 anni fa, dove facevamo i corsi sulla Firebird Optimization per capire quali sono le problematiche, bisogna capire perché va in crash. Sicuramente potrebbe essere tante problematiche, hardware, di configurazione, di spazi di memoria, magari c'era la memory lock table che si satura e quindi va in crash, insomma. Sono tante cose che potrebbero essere, diciamo, particolari. Allora, sempre per chi non avesse la mia email, così sono sicuro che se lo può segnare, facciamo così. Ok, così di sotto vedete la mail a cui scrivere se volete un po' più di documentazione. Poi cerco di finire di preparare quest'estate Firebird SQL.it. Mi stavate dicendo, voi non vedete i risultati effettivi. Comunque Firebird 2.5 56%, Firebird 3 il 42% e Firebird 4 il 24%, che su praticamente 59, quindi su 59 hanno risposto tutti, quindi diciamo è una buona. Così dovreste vedere i risultati. Sono condivisi, sono finiti. Alex Trotta, vediamo un attimino. Ok. Devi fare un restauro del servizio. Sì, Elisa Emanuele Di Biasi, bisognerebbe proprio fare un'analisi delle varie problematiche server che ci sono, cosa sta succedendo, analizzando i log, per capire cosa sta facendo il crash. Potrebbe anche andarti bene che facendo un backup al restore si risolva il problema. Alex Trotta, è possibile passare da 2.5 alla 4? Direttamente no, devi fare comunque un backup al restore intermedio. No, dovresti fare, penso, un backup 2.5 al restore 4, dovrebbe passare in ODS tranquillamente. Il problema è che bisogna guardare un po' il codice perché la 2.5 è vecchia e quindi bisogna guardare se tu hai usato dei comandi particolari, dei particolari keywords, insomma, ci sono un po' di cose. Bisognerebbe un po' andare a indagare su le slide che non mi ricordo poi se le avevo condivise da qualche parte, ma nel caso scrivimi che ci sono delle slide relative alla migrazione. Oppure c'è anche un libro che aveva un costo veramente ridicolo, scritto da un mio amico brasiliano, quindi in un inglese molto molto abbordabile, non preoccupatevi. Vediamo se riesco a trovarlo. Eccolo qua. Oppure la trovate direttamente qui. Se andate sul sito di Firebird o comunque lo cercate Firebird 4 Migration Guide, vi trovate una piccola pagina, c'è la versione HTML. Ok, su alcune diciamo piccole attenzioni che bisogna fare. Specialmente perché dalla 3 in poi è cambiato il metodo di autentificazione, quindi bisogna stare un po' attenti ad attivare sistemi legacy in modo che ci sia una retrocompatibilità sulla situazione per la distribuzione DLL. Però sul sito vi trovate bene o male tutte queste informazioni senza grossi problemi. Quindi sicuramente, come dice Franco STC, c'è il discorso timestamp e time zone che sono veramente cambiati, quindi per chi ne faceva uso, probabilmente è un po' più delicato il passaggio, ci vuole un po' più di attenzione alla migrazione. Allora, Raffaele Barone, la risposta perché tu dovresti passare a Firebird è semplicemente perché non hai costi né di installazione né di manutenzione da oggi all'infinito.
Funziona sempre. Ma se ti trovi bene anche con gli altri database, puoi usare anche gli altri database. Però, ad esempio, MySQL non è proprio Acid Compliance. Interbase sì, è un bel prodotto. SQL Server, anche lui è un bel prodotto. Ha i suoi costi come Interbase. FileWord non ha questi costi. È per quello che tutte le volte vi chiedo di fare donazioni alla FileWord Foundation per poter mandare avanti il progetto. Oramai i database moderni, secondo me, male tutti e fregati. Assistenza software, sì. Potrebbe essere utile, però. Allora, l'ultima domanda che mi era rimasta in appeso, il simpatico collega, Polito Antonio, gli rispondo dal vivo, così almeno mi sente, mentre diciamo non ce l'ho vista solo adesso. Ecco, fondamentalmente la differenza tra like e similar to, in che cosa consiste? Che like utilizza, diciamo, dei pattern che sono semplici, cioè col punto di domanda e il percento, ok? Invece il similar to utilizza la regular expression. Quindi si possono effettuare delle situazioni molto, ma molto più articolate, no? Quindi il like fondamentalmente è in grado di usare gli indici, ok? Perché se io inizio con una lettera, ad esempio, non so, faccio ABC percento, lui è in grado quindi di utilizzare queste prime lettere per scegliere quale indice utilizzare. E invece il similar to non supporta questo tipo di ottimizzazione, non supportava questo tipo di ottimizzazione. Adesso anche l'intera regular expression è in grado quindi di scegliere e utilizzare, diciamo, la scelta dell'indice migliore per effettuare la ricerca stessa. Luca Chu, che utilizza UDF personalizzate, però fondamentalmente UDF personalizzate, UDF sono ancora utilizzabili, sono altamente sconsigliate e deprecate dalla versione 3 per questioni di sicurezza. Dipende che cosa fanno questi UDF. Se sono comandi matematici, statistici, sono state inserite nella versione 3 un'infinità di nuove funzioni e aggiunte altre anche nella 4 che potrebbero sopperire l'utilizzo dell'UDF. Però bisogna guardare in dettaglio anche cosa fa questo UDF. Raffaele Barone, allora, il porting tra Interbase e Firebird fondamentalmente non penso che tu lo possa fare automaticamente, bisogna fare un programma che mi dai tanto, cioè quindi uno a uno le tabelle, cioè esporta, a meno che fai un'esportazione da Interbase con la struttura dati e comandi SQL. E poi la esegui dall'altra parte a job, quindi in sequenza fai la reimportazione dei dati. Penso che questa sia la situazione migliore perché non c'è, penso, un tool. Ci sono dei tool di confronto e migrazione, se non mi ricordo male. Se mi date un secondo, cerco di rintracciarli. Allora. Perché ad esempio mi ricordo che c'erano una serie di software come questo, che era Interbase to Firebird, sono prodotti naturalmente commerciali, e però questo si apre, diciamo, si compilano server sorgente destinatario e praticamente fa tutta la conversione, la struttura dati di tutto il resto, a meno che di problemi particolari. Oppure mi ricordo che c'era anche, mi sembra, un data pump, okay, che era questo, che fondamentalmente non fa solo il data pump, ma fa anche la migrazione delle strutture. Questo funzionava anche mi sembra, tra Access, tra diversi tipi di database, SQL Server e altre cose. Quindi anche questo può essere un altro strumentino per fare una migrazione effettiva tra Interbase e Firebird, ad esempio.
Allora, sul discorso che Raffaele mi dice, calcoli di tempo, cioè, quindi operazioni sulle date, sì, sono state inserite quindi una serie di, dalla versione 4, sempre documentazione che trovate online. Come vedete, ci sono diverse funzionalità, come ad esempio la dei TAD, okay, la dei DIF, abbiamo la extract, okay, che estrae una parte di un giorno e settimane, oppure restituisce una serie di tipologie di dati, insomma, il first day, il last day, insomma, alcune funzionalità nella versione 4 sono state inserite, quindi le trovate fondamentalmente nella parte di diciamo di standard della language reference dalla 4, okay. Proprio come funzionalità dei typing. Ore e minuti, non mi ricordo se ore e minuti, vediamo nella mappa. Allora, tutti i ragazzi che partecipano, perché non mi ricordo. Perché qua sono stati introdotti diversi time zone nuovi, quindi la gestione del time zone. E sulle operazioni non mi ricordo se c'era la differenza, perché lo fai sul time utilizzando, penso, ancora dei TDIF, però adesso non ricordo effettivamente. Perché sono state inserite anche il timestamp senza la time zone oppure utilizzando anche la time zone. Quindi sono state cambiate parecchie cose nell'ultima versione. Roberto Colpani, non ci sono incompatibilità se sono presenti Interbase e Firebird, naturalmente vanno su porte diverse. Però dipende come hai utilizzato più nelle applicazioni l'accesso a Firebird. Molti utilizzano un vecchio sistema di utilizzare la porta GDS, ma la GDS è quella di Interbase. Quindi dipende un po' anche col linguaggio che hai sviluppato. Se no, normalmente io sulla mia macchina, ad esempio, ho attivo, mi sembra, 12 versioni di Firebird diverse, tra Super Server Classic, Super Classic, 32, 64 bit, la 3, la 4, la 2.5. La 257, cioè quindi si possono utilizzare in contemporanea, basta spostare su porte diverse, quindi non ci sono problemi. Niente. Se ci sono altre domande, molto volentieri. Niente, se non ci sono altre domande, Paolo, se sei d'accordo, chiuderei qui la sessione. Vi ringrazio tanto sempre per la pazienza supportata. Spero che siano state informazioni utili e cercherò quindi di portare il prima possibile diciamo, alla portata, diciamo, visibilità di tutti il nuovo sito che sto rifacendo la grafica per questa veramente vecchia, ok, di far vedere SQL la comunità italiana, perché all'interno di questa vediamo se riesco a farvi vedere un po' quello che potrebbe interessarvi. Vorrei condividere con voi tutti, diciamo, i post che ho preparato suddivisi per i vari argomenti, in modo che siano disponibili a tutti. Va bene? Vi ringrazio tutti. Buona giornata e a presto.